E a questo punto vorrei chiamare qua il nostro Simone, che è un socio di Epic, l'associazione di cui faccio parte, che vuole parlare di una piccola postilla al discorso che ho fatto io, e che è la cosiddetta teoria del circuito monetario. Grazie. Vorrei parlare senza microfono, se mi sentite tutti anche più in fondo. Volevo parlare di rubare qualche minuto per parlare, approfondire un discorso che ha fatto anche già, come si è visto nelle slide, quello del TCM, teoria del circuito monetario, perché stiamo parlando di una di quelle che possiamo chiamare eccellenza italiana. In Italia abbiamo tanta eccellenza, abbiamo eccellenza del cibo, dell'agricoltura, delle auto, della manifattura, ma abbiamo anche un altro tipo di eccellenza, che è l'eccellenza della scienza economica. E proprio in Italia abbiamo uno dei massimi esponenti di quella che è la teoria del circuito monetario, sviluppata in Italia tra gli anni 70 e 80 da un economista che purtroppo è venuto a mancare all'inizio di gennaio, che si chiama Augusto Graziani. Non so se lo conoscete. E quindi vi rubo pochi minuti per approfondire appunto questo tema e la figura di Graziani e per parlare di questa eccellenza italiana di cui ho parlato già. Ho portato una lavagna per rendere comprensibile il discorso, se la trovo. Era lì. Era qui. Appoggiata lì. Sono più di festa. Sì. È stato bene. Arrivo subito. Se la metto qui vedete tutti. Bene, rianalizziamo il punto che di cui ho già parlato già con la teoria del circuito monetario, perché volevo farvi vedere alcune altre implicazioni che sono di tipo sociale, più che anche economico ma anche sociale. Quindi, teoria del circuito monetario, di cosa stiamo parlando? Graziani ci dà una visione dell'economia come economia monetaria di produzione, ovvero un'economia nella quale bisogna avere e essere in possesso della moneta per cominciare la produzione, per avere accesso al mercato. Quindi divide il settore privato, il settore dell'economia, adesso lasciamo stare lo Stato e il settore estero, ma il settore italiano, in tre macro settori. Stiamo parlando di macroeconomia, quindi di aggregati. Adesso disegniamo il primo macro settore di cui parlerò, che è quello delle banche. Ah, scusate la calligrafia, basta che ci banche. Qui dentro immaginatevi tutte le banche italiane, ad esempio, di un territorio di un'economia. Questo è il primo macro settore che viene analizzato nella teoria del circuito monetario. Quindi banche, immaginiamo qui dentro tutte le banche della nostra economia italiana. Il secondo macro settore che viene analizzato è quello delle imprese. Imprese capitalistiche. Imprese. Ecco, qui dentro immaginatevi tutte le imprese dell'economia italiana. Ora, qual è uno dei grandi meriti di Graziani? È quello di darci una visione dell'economia attraverso la sua teoria del circuito, che è anche divisa, diciamo, in classi sociali o in ruoli sociali, e quindi di fare alcuni pensieri, alcune riflessioni su questo. Ora, immaginiamo un'economia nella quale non esista, non si è ancora avviato il circuito di produzione, quindi non si è ancora avviata la produzione. È chiaramente un'astrazione che ci serve a capire molte delle cose che abbiamo studiato, di cui abbiamo parlato stasera, ed è comunque una situazione di eccellenza italiana che Augusto Re del Graziani ci ha regalato. Dunque, immaginiamo un settore in cui ancora non si produce. Possiamo immaginare che ci siano delle imprese, degli imprenditori che abbiano dei campi ma ancora non abbiano iniziato a coltivarli e abbiano bisogno di manodopera per farlo. Ok, se per accedere all'economia bisogna avere la moneta, bisogna essere in possesso di moneta per forza per avviare la produzione e quindi per accedere al mercato, anche per il terzo settore che adesso inseriamo, che quello è, vediamo se qualcuno si arriva con il terzo settore della produzione. I lavoratori salariati, giustamente. Lavoratori. Salariati mi sembra un po'. Lavoratori. Ok. Abbiamo già parlato di che c'è bisogno di un ruolo dello Stato, eccetera, eccetera, e che questo è molto importante. Vogliamo però ragionare su un tipo di discorso un po' più sociale che Graziani ci ha regalato grazie a questa teoria del circuito monetario. TCM, abbreviata, se volete cercare Augusto Graziani su internet ve lo consiglio, anche perché è un'eccellenza italiana, membro dell'Accademia dei Lincei, che è la grande accademia, diciamo, di cultura italiana, professore di economia, eccetera, eccetera. Dunque, immaginiamo dunque che questa sia l'economia italiana e che ancora la produzione non sia stata avviata e che sia un'economia monetaria, quindi abbiamo bisogno della moneta, in questo caso moneta segno perché proviene dalle banche, per avviare la produzione. Che cosa succede? Che le imprese e le banche si metteranno d'accordo per avviare la produzione e c'è bisogno di soldi. Quindi la banca dovrà concedere un prestito all'impresa per avviare questa produzione di cui stiamo parlando. Ci siamo fino a qui? Ok. Quindi cosa succede? Che c'è una contrattazione tra questi due macro settori.
c'è una contrattazione nella quale si stabilisce la quantità del prestito di questo momento assegno che le banche presteranno alle imprese e il tasso di interesse che le banche riceveranno per il loro servizio di prestare moneta. Ok? Può sembrare una cosa ovvia, ma in realtà è una cosa molto importante, un rapporto molto importante. Di qui adesso disegneremo il circuito monetario di cui si parla, TCM, attraverso il quale viene fatta un'analisi economica secondo Graziani. Quindi c'è questo prima, in questo inizio del circuito che viene dalle banche e va alle imprese attraverso un prestito. E qui c'è una contrattazione. Adesso qui ho fatto solo una freccia, ma in realtà si sono già stabilite molte cose, molti equilibri dell'economia di cui stiamo parlando. Perché? Perché attraverso questo rapporto, questa contrattazione, si viene già a stabilire, cioè quando voi andate a prendere un prestito in banca dovete portargli un report, un foglio dove dite voglio assumere tot dipendenti per produrre tot e impiegare tot risorse. Quindi attraverso questa prima contrattazione, che come vedete lascia assolutamente a parte i lavoratori, si viene già a delineare qual è il livello di impiego all'interno dell'economia. Perché quando le imprese andranno dalle banche a chiedere il prestito e si contratterà sul tasso di interesse, dovranno dire quanti lavoratori vogliono assumere, che tipo di progetto hanno. Quindi se nell'economia, ad esempio, abbiamo 10 lavoratori disponibili, è solo un esempio ed è tutta un'astrazione solo per capire alcuni concetti fondamentali di cui abbiamo parlato, se la totalità delle imprese vuole fare un progetto di produzione per, mi servono 5 lavoratori, contratta con le banche per un prestito per dare il salario a questi lavoratori, e però 5 rimarranno disoccupati. Quindi vedete che i lavoratori sono totalmente esclusi dal momento nel quale si contratta appunto quanta occupazione ci dovrà essere nell'economia. E questo è uno spunto di riflessione molto importante che Graziani ci regala, quindi mi sembrava importante farlo presente. Adesso andiamo avanti nel costruire il circuito. Quindi abbiamo detto che le banche si accordano con le imprese per avviare questa produzione. Mettiamo che si accordino per un prestito di 100 euro. Tutto. Con un interesse del 10%, quindi le imprese si indebiteranno presso le banche di 10 euro. Ok? 10. Fino a qui ci siamo. Le imprese ora hanno i loro 100 euro per avviare la produzione. La teoria di Graziani, allora, la teoria del circuito monetario è sviluppata in Italia, ma anche in Francia e successivamente in America, da economisti diversi che comunque vanno nella stessa direzione. Graziani preferisce assumere che i soldi che vengono prestati dalle banche verranno totalmente utilizzati dalle imprese per pagare i lavoratori. Questo perché? Perché se le imprese, allora sappiamo che la produzione è fatta da capitale e lavoro, però si assume questo perché? Perché abbiamo un settore delle imprese che le comprende tutte. Quindi se io compro macchine, eccetera, eccetera, da altre imprese, questo denaro non farà che rimanere qui dentro, non sarà una perdita per il settore delle imprese. Quindi lo possiamo anche non fare, non so se ci siamo capiti. È in aggregato. Sì, è in aggregato, vero? Siccome qui sono tutte le imprese, se un'impresa compra da un'altra impresa una macchina, il denaro resta qui dentro. Quindi non lo consideriamo neanche perché adesso ci toglie dell'attenzione. Quindi abbiamo detto che questi soldi verranno completamente utilizzati dalle imprese per assumere forza lavoro e avviare la produzione di merce. Siamo in una situazione nel quale non ho niente prodotto. Bene, cosa succede? L'impresa a questo punto assume i lavoratori che a fronte di una prestazione lavorativa riceveranno il loro stipendio. Facciamo che assume 10 lavoratori a 10 euro al mese ciascuno. Ok, noi abbiamo un'economia nel quale non ho ancora prodotto niente, ci sono dei campi che degli imprenditori hanno, li mettono a coltivare. Dunque, cosa succederà? Ci sarà finalmente un prodotto, quindi l'economia avrà prodotto grazie al prestito bancario iniziale, siccome siamo in un'economia monetaria, e i lavoratori avranno finalmente il loro salario. Ok? Che sarà, quindi se abbiamo assunto 10 lavoratori a 10 euro l'uno, in totale quanto avranno i lavoratori adesso? Sì, 100, esatto. Quindi vedete come il circuito si muove, noi attraverso questo circuito riusciamo a fare delle assunzioni e analizzare anche l'economia. Quindi abbiamo detto che i lavoratori sono andati 100, però cosa si è creato nell'economia reale? Una produzione. Ok. Quindi si crea una produzione grazie alla forza lavoro e il prestito bancario. Nel sistema ci sono in tutto 100 euro, abbiamo detto, perché il prestito è di 100 euro. Ma la banca, le imprese devono alle banche 110, è già qui. Quindi assumiamo che le imprese producano questo campo coltivato 15 mele. Sono sempre esempi molto teorici per capire la teoria del circuito monetario. Quindi 15 mele. Le imprese metteranno un prezzo a queste mele che sarà quello per il quale possono avere un profitto, giusto? Quindi faranno pagare ad esempio 10 euro a mela
in modo che rimanga un profitto per l'impresa, che sarà queste 5 mele. Quindi il lavoratore a questo punto ha due scelte: o investire, cioè spendere il loro salario in consumi, oppure risparmiare. Vedete come si sta creando un circuito di questo denaro che inizialmente è stato prestato dalle banche, e che le banche, siccome non hanno il diritto di signoraggio, ovvero hanno bisogno, non possono emettere moneta e non riceverla indietro, ma hanno bisogno di ricevere indietro questa moneta e quindi di pareggiare la moneta che hanno messo, di distruggerla, di distruggere questa moneta che hanno messo, perché moneta segno non è appunto moneta dello Stato, come diceva Giacomo, hanno bisogno di ritornare, che ritornino indietro questi 100 dalle imprese più i 10. Ok, qui ci sono due strade, in realtà ce ne sarebbero tre, ma la terza non la analizziamo perché sarebbe quella dei titoli di investimento, che adesso si renderebbe troppo difficile il circuito, quindi andrebbero alle imprese quel denaro. Se mettiamo che i lavoratori spendano tutto quello che hanno guadagnato in beni di consumo, qui chiaramente immaginiamo che ci sono tutti i beni di consumo di un'economia capitalistica, quindi tutto televisione, eccetera, eccetera, se noi tutto quello che guadagniamo come lavoratori lo spendiamo in beni, cosa succede nel circuito della moneta? Che adesso il prestito che è stato fatto qua è tutto nelle mani dei lavoratori. Cosa succede se i lavoratori lo spendono tutto in beni di consumo? Non c'è risparmio, su questo siamo sicuri. Però cosa succede? Il circuito monetario come si muove? Esatto, 100 euro alle imprese. Quindi quei 100 che inizialmente la banca ha prestato, attraverso questo circuito monetario nel quale la preferenza è stata per il consumo, tornano alle imprese. Quindi comprando queste 10 mele che vanno ai lavoratori, i 100 tornano all'impresa. Ok? In questo modo l'impresa potrà finalmente chiudere il circuito, e c'è un equilibrio, un equilibrio generale dell'economia, chiudendo il loro prestito. Però c'è qualcosa che non va. Chi è che è? No, sì, beh, te però sei di sexo, l'associazione. I 10 di interesse. La teoria di Graziani, Augusto Graziani, ci illumina su questo fatto, ovvero quello che diceva Giacomo, che ha detto più volte nelle sue slide, che deve esserci per forza un intervento in un'economia monetaria capitalistica al di fuori del sistema, del sistema dell'economia, perché sennò non è possibile realizzare un profitto monetario, sia per le banche e sia per le imprese, perché abbiamo notato che il profitto reale per le imprese esiste, perché ci sono 5 mele vendute, quindi esiste un profitto per l'impresa, però non riesce a monetarizzarlo, perché di 100 che ha guadagnato deve dare alle banche, a lei resta 0 e le 5 mele restano vendute. Ok? Quindi per vendere queste 5 mele deve esserci un apporto monetario che viene da qualche altro settore, che può essere, adesso mettiamo qua, non lo vogliamo fare perché l'avete già fatto altre volte, o quello governativo o quello estero, di cui abbiamo parlato anche con Giacomo. Quindi la teoria del circuito monetario già negli anni 80 ci illumina su questo tipo di situazione. Abbiamo detto che l'occupazione è definita qui. Facciamo un altro esempio: se invece i lavoratori non spendono tutto in consumi, ma tengono 50 di quegli euro, li depositano in banca, cosa succede? L'impresa non ha i soldi da restituire. Allora, possiamo fare una serie di conseguenze. La prima è che, signore, l'impresa non riuscirà a pagare il debito, giusto? Ok, farà lo stesso un profitto reale, però innanzitutto gli rimarranno 5 mele, 10 mele sul groppone indesiderate nelle scorte di produzione. In più non riuscirà a pagare i debiti, ma solo a pagare per metà, e quindi si dovrà avviare un altro ciclo in modo da dare altri soldi ai lavoratori così che possano spendere di nuovo per pagare il debito vecchio. Ci siamo su questo? È sempre più chiaro attraverso la teoria del circuito monetario di Graziani come serve l'intervento di qualche agente al di fuori di questo sistema. E la seconda implicazione qual è? Se i lavoratori spendono solo la metà di quello che hanno guadagnato in beni di consumo e il resto lo risparmiano. 50 alla banca, esatto. E quindi cosa è successo? Come ha fatto la banca? Come hanno fatto i depositi a crearsi nelle banche? Cos'è che ha creato i depositi? Come ha detto prima anche l'avvocato. I prestiti. Non so, se assumiamo un'economia monetaria nella quale, nella sua partenza, nel suo punto di partenza, non è possibile che la banca abbia deposito se prima non c'è un prestito. E questa è un'altra delle implicazioni di Graziani. Ok, se queste cose le abbiamo capite, solo altre due cose, allora volevo sottolineare, e poi chiudo qui, questo punto qui cruciale, quello della contrattazione tra banche e imprese, che viene fatta per potenza, forza sociale, forza di contrattazione, che è relativa ai due settori, che decide quanto sarà l'occupazione nel settore dei lavoratori. Ovvero i lavoratori andando in piazza a manifestare per il lavoro, eccetera, eccetera, non otterranno assolutamente niente se non c'è un altro ente che interviene.
perché loro non c'entrano niente con la contrattazione di quante occupazioni, quanta produzione verrà fatta, perché la contrattazione viene fatta solo a questo livello, nel quale loro sono completamente esclusi. E un'altra cosa è che i salari, anche i salari... Ah, prego, prego. Ancora l'economia del mercato chiuso questa. Sì, 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 sì. Stiamo parlando di mercato chiuso, astratto, il quale non c'è la moneta iniziale, eccetera. Cioè, è solo una stazione che dà degli stimoli per colpire. Sì, sì, sì. E l'altra è che anche il guadagno reale dei lavoratori, ovvero quanto loro riusciranno a comprare con il loro salario, al di là del guadagno monetario nominale, cioè ovvero in quantità di moneta, quello che riusciranno a comprare è sempre deciso non da loro, perché dipende sempre dalla produzione delle imprese e dal prezzo che vogliono dare ai beni per ottenere un profitto. Quindi sono due spunti di riflessione anche a livello sociale e all'interno di un'economia, per il quale bisogna dire grazie a Augusto Graziani, che purtroppo se n'è andato, e anche ad altri economisti come Alain Parguet, Bernard Schmitt e altri economisti, insomma, italiani e francesi, sicuramente. Ringrazio per la presenza.